Se dobbiamo dare la caccia al grande Barry, almeno facciamolo correttamente. Certo! Dovete fare quello che dico, appena ve lo dico. Agli ordini, capitano! Il grande Barry è troppo grande per questa canna da pesca. Dovremo usare questa. Wow! Volete incontrare il grande e grosso Barry? Sarete accontentati. Fantastico! Adesso aspettiamo, ma non ci vorrà molto. Guardate! Oh! È lui! È il grande e grosso Barry! Che pesce enorme! Avremo da mangiare per settimane! Ha preso il formaggio! Far partire il motore! Massima potenza! Non andiamo da nessuna parte! Sì, invece! Il grande Barry ci sta tirando indietro! Tenetevi forte! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Ho paura che sia lui ad avere preso noi, papà! Ollie ha ragione! Non avremmo mai dovuto cercare di catturare Barry! È troppo grande! È troppo cattivo! Dobbiamo liberarlo! Giammai! Si sta arrendendo! Io non direi proprio! Sta mangiando la lenza! È tutta sua! Mi arrendo! Scusa se abbiamo cercato di pescarti! Nessun rancore, eh? Barry? Sta mangiando la mia panty! Calare le scialuppe! Abbandonare la nave! Prima le donne e i bambini e prima di tutti il re, è ovvio! Scusami, vecchio saggio elfo! Silenzio! Ci troviamo in una biblioteca! Mi dispiace! Abbiamo bisogno di un libro di Nouvelle Cuisine per la Tata Susina! A me sembra che Tata Susina sia un'ottima cuoca! Sì, infatti lei è la miglior cuoca di tutto il mondo! Però non sa preparare i piatti di Nouvelle Cuisine! Vediamo un po'! Il libro sulle torte degli elfi, il libro di ricette sugli spaghetti, la raccolta completa dei sandwich fatti con le uova. E c'è anche un libro di Nouvelle Cuisine. Oh, ma cos'è esattamente la Nouvelle Cuisine, principessa Ollie? Si tratta di piatti speciali, leggeri e poco elaborati. Di sicuro non c'è il porridge. Oh, aspettate un momento, questo non mi sembra affatto un libro degli elfi. Già, perché non lo sono? Ah, il libro magico delle fate! Che cosa ci fai tu qui nella grande biblioteca di noi elfi? Quel libro ha solo delle pagine bianche. Io sono un libro di cucina magico. Dove sono tutte le tue ricette? Se mi dici che cosa vuoi cucinare, io ti spiegherò come farlo. Ecco, noi vorremmo cucinare un piatto speciale anche leggero, per favore. Quanto leggero? Molto, molto leggero. Certamente. Ora vi mostrerò tutti gli ingredienti che vi servono. Patate, carote, cipolla, piselli e formaggio. Non mi sembrano ingredienti speciali. Silenzio, sto pensando. Voilà, ecco la ricetta per un ottimo piatto di Nouvelle Cuisine. Urrà! Ricordatevi che siamo in biblioteca. Posso prendere in prestito questo libro, vecchio saggio elfo? Puoi anche tenerlo se vuoi, principessa Ollie. I libri delle fate non dovrebbero stare nella biblioteca degli elfi. Ti ringrazio. Re e regina Calendula, è un vero piacere avervi qui. Ciao, cara. Per noi è sempre una gioia visitare il vostro piccolo regno. Sembra che non stia facendo proprio niente. Oh, forse gli mancano le batterie. No, non servono, va a molla. Però io non vedo la chiave. Ne faccio subito apparire una. Oh, Ollie, secondo me non è prudente usare una chiave magica. La magia può essere molto pericolosa. Io sono sicura che andrà tutto bene. Non preoccupatevi, non c'è problema. Come volete. Fai il bravo, Gastone. Adesso vediamo un po' che cosa succede. Ora funziona! Padrone, come ti chiami tu?
Secondo te doveva fare proprio questo? Io non lo so. Io mi chiamo Ben l'Elfo. Ben l'Elfo, tu sei il mio padrone. Credevo che i robot facessero solo help, help, help. Help, 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 help. Ah! Aiuto, aiuto! Oh no! Mettici subito giù, sei solo uno sciocco robot. Rimettile subito giù. Obbedisco solo agli ordini del mio padrone, Ben l'Elfo. Robot, rimetti le due fate giù, per favore. Sì, Ben l'Elfo. E adesso chiedi scusa. Scusate. Ci siamo spaventate proprio tanto. Non funziona come un normale robot giocattolo. Ho paura che la mia chiave lo abbia fatto diventare un po' magico. Comunque sembra fare quello che gli dico io. Possiamo stare tranquilli. Ciao a tutti, come state bambini? Ciao vecchio saggio elfo! Ma che cos'è questo? Abbiamo trovato un robot giocattolo. Però prima era rotto e noi lo abbiamo aggiustato. Ottimo lavoro! Da questa parte. Qui dentro coltiviamo le piante da cui si ricavano i bastoncini per le bacchette. Ma perché farlo, visto che è pieno di bastoncini nel prato? Ah, perché i bastoncini per le bacchette sono coltivati in modo speciale. E sono fatti con il giusto tipo di pianta. Esatto, tata Susina. Il legno per fare la mia bacchetta proviene da un susino, perché io sono tata Susina. E visto che Holly significa agrifoglio, la tua è fatta di... legno di agrifoglio! Già, proprio così. Quindi, Fragolina, la tua bacchetta da quale pianta proviene? Mi sembra abbastanza chiaro. Da una pianta di fragole. Oh! Provala e dimmi come la senti. È troppo lunga. Ha solo bisogno di una spuntatina. Questa fase del processo di riparazione è un misto tra la falegnameria e il giardinaggio. La bacchetta adesso è aggiustata. Non ancora, principessa Holly. Manca la parte superiore. Seguitemi. Ci troviamo nella sala degli ingranaggi. Morsa chela di granchio, per cortesia. Morsa chela di granchio. Cono mescolante. Cono mescolante. Sembra una cosa molto complicata. Riparare una bacchetta è un misto fra la chirurgia e la costruzione di un orologio. Ah! E ora la fischio trombetta tira fuori suono. Fischio trombetta. Molto interessante. Questo non è il suono giusto. Molto bene. Loro vorrebbero tanto che la ghianda si trasformasse in quercia. No. Per favore, tata, trasforma subito la ghianda in una quercia. Sì, ti prego, tata Susina. Mi piacerebbe tanto. Ma dipende dal vecchio saggio elfo. Ti prego, vecchio saggio elfo! Va bene, allora. Farò solo un piccolo incantesimo. State indietro, bambini! Mi raccomando, un albero molto piccolo, grazie. Tranquillo. Fulmini e saette, vento del nord, soffia di più e trasforma questa ghianda in una quercia su, su, su! Wow! Tata Susina, e questo qui a te pare che sia un albero piccolo? Sì, in effetti è un po' grande. Ma posso farlo diventare più piccolo? No, va bene così com'è. Continuiamo, bambini. E adesso passiamo ai funghi. Oh, ottimo! Mi piacciono i funghi. Chi di voi sa dirmi che fungo è questo? Un fungo velenoso. Sì, esatto. Allora, non dovete mai e poi mai mangiare un fungo velenoso, perché vi farebbe stare molto... Quello che il vecchio saggio sta cercando di dirvi è che non dovrete mai e poi mai mangiare un fungo velenoso, perché vi farebbe stare molto male. Esattamente.
Perciò non dovrete mai mangiare un fungo velenoso. Sì, vecchio saggio elfo! E adesso scommetto che il vecchio saggio vorrà sedersi sopra. Cosa? Gli elfi adorano sedersi su questi funghi. Tata, secondo me ti confondi. Sono gli gnomi che adorano sedersi sui funghi velenosi. Elfi, gnomi, tutti uguali. Non vedo l'ora che inizi la festa di compleanno del re. Anch'io! Il nostro fuoco d'artificio è davvero gigantesco. Sì, è grande almeno come una carota. E ci saranno musica, balli e tanti dolci. Tutti quanti amano la festa di compleanno di Re Cardo. Consegna di fuochi d'artificio per la festa di compleanno del re. Ben, oggi purtroppo non ci sarà nessuna festa. Nessuna festa? Sì, esatto. Riccardo ha deciso che non gli piace invecchiare. A chi piace? A me molto. Questo vuol dire che non ci saranno fuochi d'artificio. Non ci sarà musica. Non potremo ballare. Non ci resta che riportare indietro questo fuoco d'artificio. Posso stare qui con Holly? Ok. Ciao, papà. A più tardi. Se tirassimo su il morale al re, forse vorrebbe festeggiare il suo compleanno. Buona idea, Ben. Posso fare un incantesimo per rallegrarlo. Davvero? Credi che funzionerà? Sì, e come? Ma come si fa a rallegrare la gente usando la magia? Ora ve lo mostro. Abracadabra, lo dice la tata, rendi la regina allegra e beata. Oh, funziona! Missione compiuta. Guardate quanto è felice la regina! Basta, ti prego! Oh, tata, la mamma non riesce a smettere di ridere! Ti prego, basta! Oh, è stato orribile! Signora Elfo, perché le arance tengono lontani gli gnomi? È per l'odore! Gli gnomi odiano l'odore delle arance! Oh! Fatto! Ora siamo al sicuro! Prossimo punto! Trovare i bastoncini per il fuoco! Ecco dei bastoncini! Ed eccone altri! Ok, dovrebbero bastare! Oh, gnam! Oh, ciao ragazzi! Una gnama! Mi dispiace se sto con voi? Vi ringrazio, resterò solo per una settimana, forse due. Oh, no. Ma avevamo un'arancia. Già, non sarei riuscito a trovarvi se non fosse stato per il profumo di questa arancia. Ma gli gnomi odiano le arance. Normalmente sì, ma io sto seguendo una dieta equilibrata, capite? Se mangio 10 budini al cioccolato e 20 torte alla panna, per bilanciare devo assumere una certa quantità di frutta. Accendiamo il fuoco. Come farà ad accenderlo, signor Elfo? Strofinando due bastoncini insieme velocemente. Però devi strofinarli ancora più velocemente. Vi piacerebbe sentire una cosa davvero molto interessante che io so sui bastoncini? I bastoncini crescono sugli alberi. Straordinario, non è vero? C'è un bel calduccio adesso. Questo perché il fuoco è caldo. Ho tanta fame. Anch'io. Che sorpresa. Non ho mangiato quasi niente oggi. Solamente 10 dolci alla crema, una carriola piena di patatine, 30 torte di mele. Wow, è tanta roba! Un pan di Spagna, un centinaio di salsicce e la vostra arancia. Noi stiamo andando alla grande fattoria e lì vedremo tante belle mucche! Eccoci arrivati alla grande fattoria! Attento, laggiù c'è una griglia! Cosa? Allora, ricordatevi, bambini, la gente grande ha dei piedi molto grandi che non si può sapere che cosa calpesteranno.
Con un po' di fortuna non incontreremo nessun membro della gente grande, ma se accadesse, mantenete la calma. Non andate in panico. Vecchio saggio elfo, quello è un membro della gente grande. Eh? Ah! Un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo! Ah! Ah! Ti prego, mettici giù subito! Oh! State tranquilli, lei è Lucy. È solo una piccola bambina. A me sembra una grande bambina. È vero, è un'enorme bambina. Ciao a tutti. Ciao a te, Lucy. Ma quante piccole fate. Ebbene, che tu sappia che io non sono una fata, sono un elfo. Anche tu hai le ali e puoi volare? Gli elfi non possono volare. Sai fare gli incantesimi? Gli elfi non possono usare la magia. Oh, e allora che cosa fate voi? Gli elfi fanno un sacco di altre cose. E noi siamo elfi! E noi siamo fate! Fate e mettete via le bacchette magiche. Alla fattoria non si devono usare gli incantesimi. Come puoi notare anche tu, Lucy, questo è un elfo piuttosto brontolone. Cos'è questo rumore? Ah, formiche! È una fortuna! Ci diranno dove vive la formica regina! Gastone, di scortateci dalla regina! Cosa hanno risposto? Gastone dice che ci daranno un passaggio. Wow! Hi-ha! Decolla, decolla! Oh! Oh! Oh, il mio stomaco! È così divertente! Deve essere qui che vive la formica regina. Oh! Oh! È quella la regina? Sì, credo. Davvero molto grande. Gastone, puoi tradurre quello che dico, per favore? Salute a voi, vostra formichezza. Io mi chiamo Tata Susina. E io mi chiamo Holly. Sono una graziosa principessa delle fate. Io sono il signor Elfo. E io sono la signora Elfo. E io sono Ben l'Elfo. E noi siamo Elfi! E voi avete il mio corno. E lì c'è la mia bacchetta. Ecco il pianoforte del re! E il nostro televisore! E il mio cestino da picnic magico! Gastone, chiedi se possiamo riavere la nostra roba. Quello vuol dire no! E perché non vuole renderci le nostre cose, Tata? Glielo chiedo subito. A che cosa vi serve questa roba che avete preso? Oggi è stato fantastico, mamma. Abbiamo imparato tutto sulle rane e ho anche i compiti da fare. Non è bello? È splendido, tesoro. Buonanotte. Buonanotte, mammina. Wow, è mattina! Buongiorno, piccole uova. Oh, e questi pesciolini da dove arrivano? Quelli non sono dei pesci. Sono dei girini, Holly. Ciao, girini, come va? Che cosa sono i girini? Sono cuccioli di rana. Nella notte le uova si sono dischiuse. Wow! Io di rane ne so parecchio. Vedrai che domani ci saranno novità. Oh! Nascono come uova e poi si trasformano in girini che sembrano dei pesciolini con la coda lunga. Oh, oh, ne sai davvero molto sulle rane, tesoro. Grazie alla tata, mi sta insegnando molte cose. Ti piacciono le rane, papà? Ma certo, finché restano nel loro stagno e non mi vengono vicino, possono essere viscide e un po' disgustose. Ma papà! Buonanotte, Holly. Ai girini sono spuntate le gambe! Wow! È una cosa fantastica! Sì,
Olly, ma lo sarà ancora di più fra poco. Sta a vedere. Mammina, c'è una cosa che ti vorrei mostrare. Che cos'è, Olly? Dai, vieni a vedere. Non ci sono più i girini, no? Dove sono? Come, quali girini? Saranno diventati invisibili. Tata, hai fatto loro un incantesimo? No, Olly. Allora dove sono finiti? Ecco a voi la banda degli elfi al vostro servizio, maestro. Vecchio saggio, stasera verranno a trovarci delle persone molto importanti. Il re e la regina Calendula. Sono terribilmente noiosi e anche molto snob. E vogliono sentire musica elfica. Vi siete esercitati? No, vostra maestà. Voi stesso ci avete dato l'ordine di non suonare mai più. Capisco. Ma ora ho cambiato idea. Oh, per noi è un onore, vostra maestà. 1, 2, 3, 4 Umpa! 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 Non è così male. È stato orrendo. A me è piaciuto molto. A te potrà anche piacere, ma sono certa che non piacerà affatto al re e alla regina Calendula. Posso darvi un suggerimento, vostra maestà? Quale, tata Susina? La principessa Olly potrebbe suonare il suo flauto per gli ospiti. Sì, la tata mi ha insegnato, mamma. E Olly si è esercitata moltissimo. Ma che incantevole melodia! Piacerà molto al re e alla regina Calendula. C'è un piccolo problema. Tu hai promesso musica elfica e la nostra Olly non è un elfo. Potrei farle crescere delle orecchie da elfo. È molto pesante! Proviamo tutti insieme! Tirate! Pronto? Qui è la signora Elfo. Mamma, sono io, Ben. Oh, Ben, la tua voce è diversa. Sì, infatti abbiamo bisogno di aiuto. Per favore, vieni in fretta. D'accordo. Ha detto che viene subito. Bene, grazie al cielo. Mi domando che cosa sia successo. Bambola Susina, dolce piccolina, fammi il bagnetto. Buongiorno Daisy, buongiorno Poppy. Sapete dirmi dove sono finiti tutti gli altri? Eccoci, siamo qui. Le gemelle Daisy e Poppy ci hanno fatto un incantesimo. E adesso abbiamo bisogno di una mano. Ma vostra maestà, sembra proprio che vi siate cacciati in un gran bel pasticcio. Già, le gemelle sono particolarmente vivaci quest'oggi. Può cercare di calmarle un po', per piacere. Ma certo! Non ci siamo proprio, Daisy e Poppy. Sono sicura che non dovreste volare così in alto. Volare così in alto! Volare così in alto! Volare su nel cielo blu! Ora basta, bambine! Mettetemi giù in questo istante! Ormai non ci resta che cercare altro aiuto, bambini. Sarà meglio che chiami in soccorso tutti gli elfi. Se un dentino cade giù, chi puoi chiamare tu? La fatina del dentino! Tata Susina, perché la mamma ha detto che il lavoro della fatina del dentino è pericoloso? Perché ci sono molte cose a cui bisogna fare attenzione quando si vola di notte. Quali, ad esempio? Le ragnatele, ad esempio.
Buonasera, come sta, Madame Aragno? Scusi se le abbiamo rovinato la ragnatela, ma questo giovane elfo è ancora inesperto. Non sa volare bene di notte. Arrivederci. Grazie, Tata Susina. Tata, senti, e a quali altre cose dobbiamo fare attenzione? Oh! Ti sei risposta? Questa finestra da dove è spuntata? Gran bel lavoro, Holly. Hai trovato la casa della piccola bambina. E quella è la piccola bambina. A me non sembra poi così piccola. Wow! È davvero una bambina enorme! Silenzio! Dovete fare piano perché ha anche delle orecchie enormi e potrebbe sentirci, quindi state buoni e tranquilli. Seguitemi! È davvero molto carina! Non avvicinarti troppo, principessa Holly! Il suo respiro sta per risucchiarmi! Sparti forte le ali! Come vi ho già detto, dobbiamo sempre fare molta attenzione. Questa è la parte più difficile. Dovrò tirare fuori il dente da sotto il suo cuscino, però senza svegliare la bambina, capito? Capito. Soffice cuscino, vola, vola, vola! Wow! Eccolo qui. È bloccato. Uno, due, tre, tira! Oh! Grazie, Ben. Questo è decisamente un gran bel dentone. Wow! Buongiorno, Ben. Buongiorno, Holly. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, ciao, Tata Susina. Ciao, come stai? Per favore, possiamo avere un sacco di farina? Certamente. Dovrebbe essere pronto più o meno tra una settimana. Ma a me serve adesso. Oh, oh, oh. Non sai come si dice non far fretta al mulino a vento degli elfi? Perché, scusa? Oh, oh, oh. Tu sai tutto su come un mulino a vento produce la farina? È ovvio che so tutto. Beh... Vecchio saggio elfo, tu ci puoi mostrare come si fa la farina? Ma certo che posso! Venite con me. Allora... qualcuno di voi sa dirmi cosa abbiamo qui? Beh, un elfo. No, no. Intendevo che cos'ha in mano l'elfo. Una spiga di grano. Risposta giusta, Ben. E chi di voi sa che cosa facciamo con le spighe qui al mulino a vento degli elfi? Io lo so. Prendiamo le spighe di grano. Aspetta solo un momento, Ben. Perché non lasci che siano le fate a darci la risposta? Le usate per spazzare la polvere? No, no. Usiamo le spighe di grano per fare la farina. Prima le mettiamo tutte in questo grande imbuto che provvede a separare le parti che non ci servono da quelle che ci servono. Venite con me. Dobbiamo scendere. Seguitemi. Però questa a me non sembra della farina. Perché il procedimento non è ancora finito, principessa Holly. Guarda, il vento fa girare le pale. Le pale fanno girare gli ingranaggi e gli ingranaggi fanno girare le macine. Le rose sono rosse e il cielo è blu. Mescolando i due colori si ottiene il viola. Il tesoro deve essere sepolto sotto il fiore viola. Ah, molto bene, i miei complimenti. Avanti, Ben, scaviamo per cercare il tesoro. Certo, gli elfi sono imbattibili a scavare. E noi siamo elfi. Scavo, 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 scaviam tutti insieme. Scavo, 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 scaviam. Oh, che cos'è? Un'altra mappa. È giusto. Non si può certo trovare un tesoro con un solo indizio. Perché no? Perché non sarebbe divertente, mia piccola sirena. La X è segnata sulla tana di Gastone. Andiamo. Ciao, Gastone. Siamo qui perché potrebbe esserci un tesoro dei pirati dentro la tua tana. Ah,
Pensate che un tempo vivevo qui molte lune or sono, probabilmente prima che tu nascessi, Gastone. Mi piace come hai sistemato questo posto. Signor Barbarossa, che cosa dice l'indovinello? Ah, sì, l'indovinello. Sono ricoperto di pallini e sotto il materasso troverete l'indizio che condurrà il vostro passo. Ricoperto di pallini? Che cosa sarà? Gastone ha molti pallini sulla sua schiena. E quindi nell'indovinello si parla del suo materasso. C'è un'altra mappa! La X indica il piccolo castello! Impossibile! Ho spolverato ogni più piccolo angolo del castello, ma non c'era nessun indizio. Forse è ben nascosto, mio dolce tesoro.